Benvenuti quindi e buongiorno a tutti a questa terza sessione del webinar TechBrunch Auto Edition, oggi dedicato a due altri temi del mondo WatchGuard, a due altri auto. Nell'area principale della pubblicazione dei servizi server. Quindi andremo ad affrontare quelli che sono due contenuti chiave nel mondo pubblicazione dei servizi server online e in particolar modo andremo ad analizzare quello che è l'ESNAT, il WatchGuard Static NAT e i profili di pubblicazione server che si chiamano in WatchGuard, o in realtà i profili di pubblicazione in generale potremmo dire, che in WatchGuard si chiamano Proxy Action Templates, cioè andremo a vedere quali sono quindi le differenze e i template che dovreste applicare quando andate a creare le vostre proxy action personalizzate quindi per pubblicare i vostri servizi internet. Ma prima ancora di poter vedere quindi come pubblicare le proxy action, andremo ad analizzare quello che invece è il tema della pubblicazione dei servizi server a livello di connettività internet. Andiamo quindi a direttamente collegarci con il nostro consueto firewall, aprendo il Policy Manager, e andiamo a verificare quella che è la configurazione per la pubblicazione di un particolare servizio internet vostro personalizzato. Bene, cominciamo quindi dalla consueta schermata del Policy Manager per andare ad analizzare la pubblicazione di un servizio su una qualunque porta. Ecco, questa che per esempio state vedendo è la pubblicazione, il policy set, l'insieme di regole pubblicate sul firewall in questo momento in funzione presso la nostra sede di Roma, la sede WatchGuard di Roma. Quello che vedete, per esempio, tanto non c'è nulla di particolarmente riservato da questo punto di vista, una regola che pubblica un particolare servizio la si riconosce nel Policy Manager perché nel caso in cui venga utilizzata la tecnologia SNAT, che adesso vi illustro, si riconosce perché nel campo TU avremo a disposizione una struttura come quella indicata in queste regole, cioè un IP pubblico e una freccetta verso un IP privato. Questo modo di visualizzare la policy sta a significare che questa è una policy che prevede l'utilizzo, ricorre all'utilizzo di una regola di tipo ESNAT. Per arrivare all'ESNAT andiamo però prima ad analizzare quali sono le opzioni di pubblicazione dei servizi in WatchGuard. Come sappiamo, la gran parte di noi associa il termine pubblicazione di un servizio al fatto che ad oggi su internet, nell'internet ormai possiamo chiamarlo vecchio stile, cioè nell'internet che conosciamo tutti, esiste una suddivisione fra indirizzi IP pubblici e indirizzi IP privati. Approfitto per ricordarvi che nella Internet 2, che è la nuova internet che è in realtà già in molti paesi, anche se non conosce ancora una diffusione su scala globale pari a quella dell'internet standard, il protocollo IPv6 è il protocollo che verrà utilizzato. Nel protocollo IPv6 questo dualismo, questa distinzione fra IP pubblico e IP privato viene meno, per il semplice fatto che ci sono così tanti indirizzi IP pubblici, anzi indirizzi IP dovremmo dire in questo caso, che non ha più senso effettuare una distinzione fra pubblico e privato, mentre invece nell'IPv6 ha senso creare una distinzione fra indirizzi che vengono costruiti sulla base di informazioni locali, i link local address, e indirizzi che invece vengono costruiti
sulla base di un prefisso raggiungibile ovunque nella rete. In IPv4 invece, siccome gli indirizzi IP stavano esaurendosi ormai, è stata emanata una RFC, è stata proposta una request for comment, in particolar modo la 1918, che ha permesso la distinzione tra IP a valenza privata rispetto a IP a valenza pubblica. Ma questa è solo una distinzione effettuata a livello di concetto generale e poi applicata dagli operatori che lavorano e che costituiscono Internet, cioè gli operatori che si interconnettono fra di loro utilizzando IP pubblici, appunto, hanno stabilito, diciamo, hanno accettato, recepito queste RFC, di fatto eliminando dal traffico pubblico un insieme di indirizzi IP che quindi hanno valenza privata, cioè possono essere usati e riutilizzati all'interno di contesti LAN non pubblici. Ma dal punto di vista prettamente IP, l'indirizzo IP privato non è un indirizzo IP diverso dall'indirizzo IP pubblico. Se non fosse esistita questa RFC e quindi questo intervento da parte degli operatori, l'IP 10.10.10.100 poteva benissimo essere utilizzato come un IP pubblico e essere instradato normalmente come avviene per qualunque altro pacchetto. Questa premessa, tra l'altro approfitto per ricordarvi che invece nei tech branch base, i primi tech branch che abbiamo lanciato un anno fa, affrontiamo in una sessione solo il problema dell'IP addressing, IPv4 addressing e IP pubblici e IP privati in modo anche più dettagliato di quello che stiamo facendo adesso. Dal punto di vista, diciamo, formale, non significa che un servizio pubblico debba necessariamente essere collegato a un IP pubblico, o che un'interfaccia external di WatchGuard debba necessariamente essere collegata a una interfaccia internet verso un provider. Questo perché possono esistere realtà in cui un'interfaccia di tipo external è invece collegata ad altre business unit di un'impresa o ad altre connettività, per esempio di tipo MPLS o di tipo link privati di ogni tipo, verso altre sedi remote di una stessa infrastruttura. In quel caso non avremmo bisogno di un meccanismo di conversione NAT pubblico-privato, perché non sarebbe questo necessario. E quindi si parla di pubblicazione a prescindere dall'operazione di Network Address Translation. I casi più comuni invece includono il fatto che noi possiamo voler pubblicare un servizio, cioè permettere di fatto una connessione da una porta di tipo external verso delle porte di tipo optional o trusted, cioè voglio dire stiamo consentendo una connessione da un dominio di sicurezza che non gestiamo, quindi del quale non possiamo certificare un livello di security, verso invece un dominio di sicurezza a più elevata protezione. E a questa operazione possiamo o meno collegare un'operazione di Network Address Translation. Laddove ci troviamo nella pubblicazione internet, è ovvio che a questa operazione di allow, quindi permetti una connessione da un mondo esterno verso un mondo interno, corrisponderà anche una operazione di tipo NAT. Ma questa, volevo sottolineare, non è una regola valida in assoluto. I due concetti in WatchGuard sono scorrelati, perché nella realtà sono scorrelati. Come quindi riesco a pubblicare un mio servizio internet? Per pubblicare un mio servizio internet posso procedere in due modi. O decido di utilizzare meccanismo di NAT 1-1, quindi andrò sotto setup, sotto network NAT, e andrò a cliccare sotto NAT, one-to-one NAT, e andrò ad aggiungere la configurazione del tipo effettua traduzione dell'indirizzo sull'interfaccia, nel mio caso Colt ISP, all'indirizzo IP 2.13
2.15 248.123 fai corrispondere 10 10 10 103. Con questo meccanismo io vado a istruire il firewall dicendogli che qualunque servizio ti venga richiesto e per qualunque servizio tu creerai una policy di ingresso, se la policy punta come destinazione a 213, 215, 248, 123, automaticamente il pacchetto verrà girato, verrà instradato su 10, 10, 10, 103. Questo vale per qualunque porta venga richiesta e consentita su questo indirizzo IP. Questa è la situazione più fortunata, quindi io potrei salvare benissimo questa considerazione, questa configurazione, e creare una nuova regola, per esempio di packet filter, in cui permetto a, non lo so, scelgo un servizio come potrebbe essere un servizio time, se ce l'ho a disposizione, e dico, ok, permetti di raggiungere il time service a bordo della mia macchina da un'interfaccia esterna, quindi quando il traffico proviene da qualunque interfaccia esterna e invece è destinato a ad other 2.13.2, il corrispettivo indirizzo IP pubblico, scusatemi, così lo sposto in modo tale che è visibile, però non mi ricordo l'indirizzo IP pubblico a memoria. Quindi posso andare ad aggiungere una regola in cui dico che se il traffico proviene da qualunque interfaccia esterna è destinato a 213, 215, 248.123, allora in questo caso consenti il traffico piuttosto che consenti il traffico in una particolare fascia oraria, con particolari limitazioni e così via. In virtù del fatto che nel tab avanzato esiste la spunta nel one-to-one NAT qui, quindi in virtù del fatto che qui è spuntato one-to-one NAT, per questa regola verranno utilizzate le regole one-to-one NAT che abbiamo appena definito due minuti fa, e quindi quando la connessione giungerà da un'interfaccia esterna e sarà destinata a 213, 215, 248, 123, utilizzando la regola del one-to-one NAT, verrà automaticamente rigirato su 10, 10, 10, 103. Ma questa situazione che abbiamo appena visto, che è probabilmente la situazione più semplice, ma anche la più fortunata, perché include, necessita del fatto che voi abbiate una serie di indirizzi IP pubblici e che ciascuno di questi indirizzi IP pubblici venga mappato per qualunque servizio dedicato a un altro IP privato, è appunto una situazione semplice, è una situazione, diciamo, forse fortunata nella quale si può lavorare, qualora il cliente abbia a disposizione appunto la possibilità di mappare uno a uno degli indirizzi IP pubblici con degli indirizzi IP privati. Ma la realtà può essere spesso diversa, cioè vi potreste trovare nelle condizioni, il cliente si potrebbe trovare nelle condizioni in cui ha a disposizione un insieme di indirizzi IP pubblici limitato, per esempio 4 indirizzi IP pubblici, 3 indirizzi IP pubblici, 10 indirizzi IP pubblici, un indirizzo IP pubblico, che è quello assegnato dall'interfaccia del firewall, ma all'interno ha diversi host con indirizzamento IP privato ai quali ha assegnato funzioni diverse, il mail server, l'FTP server, il web server e così via. Quindi questi servizi, nel momento in cui devono essere raggiungibili da internet, possono esserlo con un indirizzo IP o comunque con un insieme ristretto di indirizzi IP pubblici. Vale a dire che in questo caso non possiamo utilizzare il one-to-one NAT o rischieremmo di tenere fuori qualche server interno che così non avrebbe più il corrispettivo IP pubblico. Per questo motivo si può
utilizzare in WatchGuard la metodologia della tecnologia SNAT, che sta per Static NAT, che se, diciamo, nonostante il nome ci faccia venire alla mente quello che invece in WatchGuard è il One-to-One NAT, la tecnologia SNAT invece è di fatto, la potete vedere come il port forwarding, quindi la possibilità di effettuare un inoltro selettivo non solo sulla base dell'indirizzo IP che viene richiesto, ma anche del servizio che l'utente dall'esterno sta richiedendo, cioè effettuare un collegamento del tipo, se stanno richiedendo da un particolare insieme di host sorgente, su questo indirizzo IP stanno richiedendo il servizio web, allora la richiesta verrà inoltrata su un host. Nel caso in cui allo stesso indirizzo IP verrà effettuata una richiesta di tipo FTP, allora inoltriamo il servizio, inoltriamo questa richiesta su un altro host interno, risolvendo così questo problema del ho pochi indirizzi IP pubblici ma tanti indirizzi IP privati. E voglio come server e voglio mappare molti pochi a molti. Per farlo si può non esiste in WatchGuard un menu dedicato all'interno di network, all'interno delle SNAT, ma lo è diciamo all'interno del menu setup action SNAT, cioè posso creare degli oggetti SNAT che poi vado a riusare all'interno delle mie policy. Oppure posso direttamente agire all'interno della regola. Come? Supponiamo di voler sempre pubblicare il nostro server web che si trova su 10.10.10.103, lo vogliamo pubblicare sull'indirizzo IP pubblico 213.215.248.123, ma solo per il servizio web. Per farlo, allora, apriamo una regola tipo packet filter o tipo proxy. Come sapete è sempre meglio utilizzare le proxy anche per quanto riguarda la pubblicazione dei servizi, per esempio web, perché ci permette di avere la regola proxy collegati tutti i motori a bordo dell'apparato e quindi di poter specificare un meccanismo di protezione anche per il server, non solo per i client, e decido di chiamare questa regola pubblicazione HTTP server. Decido quindi di definire il traffico come proveniente da qualunque interfaccia pubblico esterna, e in questo caso destinato, quando noi clicchiamo sul pulsante add, noterete che il pannello ha sbloccato il pulsante add SNAT, perché riconosce automaticamente il fatto che state creando una regola di pubblicazione, cioè una regola che permette una connessione da un'area del firewall, da una zona del firewall di tipo esterno, verso una zona a più alta protezione. Possiamo quindi aggiungere un nuovo oggetto di tipo SNAT che chiamiamo mio server HTTP e definisco la politica di tipo SNAT, cioè aggiungo a questo oggetto un indirizzo IP, che può essere un indirizzo IP impostato come secondary IP address su un'interfaccia esterna, tipo external, o direttamente l'esatto indirizzo IP configurato sull'interfaccia che si chiama con il vostro nome personalizzato. La mia interfaccia external si chiama Cold ISP, l'ho chiamata così, e quindi quando indico in questo modo come external IP address Cold ISP sto dicendo: se la richiesta arriva all'indirizzo IP configurato sull'interfaccia Cold ISP, tu inoltrala su 10.10.10.103. Volendo, potrebbe essere necessario, questo succede spesso per esempio per quei server di sviluppo, quelli utilizzati dagli sviluppatori, immagino in questo momento sto pensando e volevo condividervi il messaggio o degli esempi pratici su Apache Tomcat, che tipicamente girano su porte come l'8080, l'8081 e così via, ma che per qualche motivo voglio pubblicare non con la porta 8080, ma la voglio pubblicare con la porta esterna 80.
altrimenti per esempio sarei costretto a dover cambiare tutti i link all'interno del mio portalino pubblico e indicizzare il server esterno con mioweb.it 2.8080, e questo è scomodo. Invece potrei dire, guarda che siccome il mio Apache Tomcat interno si trova sulla porta 8080, tu le richieste sull'80 non solo le giri su 10.10.10.103, ma anche a questa specifica porta, quindi può effettuare anche questo port redirection. Ok? Supponiamo che invece io utilizzi una porta 80, a questo punto posso utilizzare il mio server HTTP e ho pubblicato in questo modo la connettività utilizzando il servizio, utilizzando la metodologia ESNAT. Non so quanti di voi durante questi secondi hanno potuto notare che quando create un oggetto di tipo ESNAT, quindi supponiamo sempre di voler pubblicare il nostro web server, ho la possibilità in WatchGuard di poter utilizzare una funzionalità alquanto, diciamo, non dico sconosciuta, ma poco frequente sugli apparati di questo tipo, che è la possibilità di utilizzare la funzionalità server load balancing. Questo significa che quando fate ricorso alla modalità ESNAT, l'apparato non solo può fare il port forwarding o lo static NAT da un indirizzo IP pubblico che definite verso un particolare indirizzo IP interno, eventualmente anche cambiandogli la porta. Ma se volete, perché magari il cliente ha a disposizione 5-6 server in cluster che rispondono e sono sincronizzati internamente e rispondono in cluster mode a un servizio web, potreste distribuire il carico delle connessioni in ricezione su un insieme di server interni, non solo su uno. Cioè esiste a bordo dell'XTM un vero e proprio server load balancer. In questo caso io posso dichiarare, ad esempio, mio server HTTP pull, perché magari il mio più di uno. È chiaro che in questo contesto la sincronizzazione del contenuto è a carico dell'utente, cioè è il cliente che deve fare in modo che i front-end che andranno a rispondere alla richiesta web in qualche modo siano sincronizzati a livello di contenuti. Per esempio potrebbero tutti puntare, se questo fosse un server HTTP, si può creare molto facilmente un cluster di 3, 4, 5 istanze Apache, IS o Nginx o quant'altro del front-end web, il cui contenuto però non si trova localmente su ogni sito, ma per esempio è referenziato su una network attached storage nella rete locale, oppure su una più professionale storage area network, più scalabile storage area network. A quel punto i server puntano tutti allo stesso contenuto, ma il carico computazionale della richiesta viene distribuito su più apparati, grazie e automaticamente utilizzando lo stesso firewall che avete acquistato. Quindi, ad esempio, si può andare a dire, se la richiesta arriva su un particolare indirizzo IP pubblico configurato come secondario, oppure se la richiesta arriva sull'indirizzo IP pubblico configurato sull'interfaccia esterna, tu usa il metodo round robin, caro firewall, oppure utilizza il metodo list connection, adesso vediamo che differenza c'è tra questi due, e distribuisci le richieste sul 10.10.10.103, sul 10.10.10.104, sul 10.10.10.105 e così via. Il sistema può supportare fino a 10 elementi all'interno di questa lista e gli elementi sono inseriti e tolti, quindi vengono gestiti dinamicamente dal firewall. Il firewall ha un meccanismo interno che non è possibile modificare, attraverso il quale controlla se l'host che avete inserito nel pool è raggiungibile o meno. Nel caso in cui l'host è temporaneamente non raggiungibile, perché per esempio avete fatto manutenzione e lo state riavviando, lo toglie da questo pool in modo tale che la distribuzione delle connessioni non vada a finire in un buco nero su un host che in quel momento non è disponibile. Appena si accorge
appena il firewall si accorge che l'indirizzo IP che era nel pool torna da capo disponibile, viene effettuato di fatto un controllo CMP più un controllo di tipo diverso, tipo TCP, servizio, a quel punto l'host viene reintrodotto all'interno del pool, quindi pronto a poter ricevere le connessioni. Se utilizzate round robin, potete utilizzare il meccanismo del peso, ok? Cioè la possibilità di distribuire quindi il numero di connessioni, in questo caso, sulla base di pesi. Se invece optate per l'opzione list connection, andate a scegliere di distribuire scusate, se utilizzate round robin, i pesi qui in questo caso servono a distribuire il carico sulla base del volume di informazioni che in quel momento il sistema sta gestendo. Se invece andate sul list connection, il sistema andrà a distribuire le connessioni assegnandole, osservandosi il peso, ma soprattutto assegnandole secondo un criterio di carico, di numero di connessioni che quell'apparato sta, che quel nodo sta gestendo. Cioè assegna la connessione in arrivo all'apparato che in quel momento è più scarico. Nel caso in cui, perché è un'altra delle richieste tipiche dei clienti, nel caso in cui il cliente necessiti di un meccanismo di stickiness, cioè di fatto vedete che sono abilitate di default le sticky connection, potete gestire la stickiness cambiandola per ore, secondi e minuti. Che cos'è la sticky connection? Questa è un'altra di quelle domande più frequenti. Se utilizzato un meccanismo di bilanciamento, può sulla base dell'applicazione che state bilanciando, del servizio che c'è dietro, potrebbero avvenire problemi che non sono imputabili al firewall, non è la tecnologia che genera i problemi, ma è l'applicazione che c'è dietro. Pensate per esempio ai siti di e-commerce. Voi siete da casa vostra, oppure siete da un smartphone o da quello che volete, vi collegate al sito di e-commerce. In quel momento voi provenite da un particolare indirizzo IP e richiedete un particolare servizio, ma il firewall vi ha bilanciato internamente sull'host, per esempio, 104 in questo disegno. Quindi il vostro smartphone, che proviene da un IP pubblico, ha effettuato la connessione sul 10.10.10.104 e all'interno del portale, quindi all'interno dell'applicazione web in questo caso, passano cookie, passano informazioni, per esempio un carrello della spesa, per esempio informazioni legate nello specifico a questa sessione che il vostro indirizzo IP pubblico e il vostro browser adesso dentro il vostro indirizzo IP pubblico sta facendo verso 10.10.10.104, perché è il nodo sul quale siete stati bilanciati. Se non esistesse la stickiness, una nuova connessione che voi fate perché siete passati sotto un tunnel, avete cambiato cella, avete un nuovo indirizzo IP pubblico e ricercate il servizio, la nuova connessione potrebbe finire sul 105, che però non ha come server memoria del fatto che una sessione con un altro indirizzo IP pubblico stava facendo qualcosa. Quindi esiste la possibilità di usare la sticky connection, cioè la possibilità di dire: guarda che da una volta che tu hai deciso che dall'indirizzo IP pubblico A finisci sul 104, mantieni questa associazione per una certa quantità di tempo. In questo modo, se dallo stesso indirizzo IP pubblico voi richiedete lo stesso servizio dopo questa quantità di tempo, finirete automaticamente sullo stesso host sul quale eravate finiti all'inizio. Ok? Che perché magari potrebbe avere immagazzinato questo host delle informazioni di sessione da quel particolare indirizzo IP pubblico. È una funzionalità molto utile, per esempio, per i siti di e-commerce che appunto mantengono informazioni di sessione legate all'indirizzo IP pubblico dal quale state provenendo. Sappiate che supportiamo questo meccanismo di sticky connection in modo tale che potete appunto dialogare con chi sviluppa il portale e capire se è necessaria o meno l'uso di questa opzione. Non è automatico,
cioè non è obbligatorio né tantomeno diciamo necessario che la Sticky Connection sia permanentemente abilitata, dipende da come è sviluppato il servizio che c'è dietro. In questo caso, vedete, io posso associare quindi il mio server pool e la regola diventa di questo tipo, quindi avete a disposizione, potete vedere nel pannello, a disposizione il fatto che il metodo utilizzato in questo caso è list connection, che i pesi sono quelli indicati tra parentesi quadre e che quindi questo servizio TCP80, le richieste della TCP80 effettuate sull'interfaccia col TSP vengono bilanciate su questi tre. Nulla cambia invece per quanto riguarda tutte le altre configurazioni, gli altri pannelli di configurazione che abbiamo visto per la regola. Ora invece volevo avviarmi appunto all'altro tema, quindi per veramente, avete visto che la pubblicazione è veramente semplice, fra l'altro un potente strumento che avete a disposizione nella ESNAT e che è completamente service independent. L'ESNAT, quindi lo static NAT, la metodologia di pubblicazione, sia come bilanciatore sia come uno a uno, è possibile, quindi ESNAT su un singolo indirizzo IP, è possibile indipendentemente dal servizio che state pubblicando, cioè potreste crearvi i vostri servizi personalizzati, per esempio un servizio personalizzato perché avete sviluppato un'applicazione che funziona al cliente dalla porta in un range di porte che va dalla 3000. Che va dalla 3000 alla 3005. Non lo so, potete creare un servizio di bilanciamento perché avete installato per esempio lo stesso sistema dal cliente e dire mio service pool per la tua applicazione che è bilanciato sui vostri indirizzi IP. Quindi è anche interessante il meccanismo ESNAT per andare a lavorare su servizi di tipo proprietario. Penso a tutti quei partner che veicolano la nostra offerta, quindi la nostra tecnologia, ma per esempio si occupano di realizzare software custom per i propri clienti. Che magari non è un software che gira sulla porta 80, una web application, magari è un piccolo sistema in aiuto solo di quel particolare cliente, oppure un vero e proprio meccanismo di CRM. Sono certo, non ho visto la lista dei partecipanti in questo momento live, ma so per certo che esistono dei partner che sviluppano veri e propri CRM. Che hanno il loro meccanismo di connessione, che hanno il loro meccanismo di gestione del database e a cui un sistema del genere implementato sul firewall potrebbe essere comodo perché possono installare la propria applicazione sul cliente su uno, due, tre server e bilanciarla senza dover ricorrere all'acquisto di un appliance dedicato per effettuare il bilanciamento. Ecco, adesso volevo invece soffermarmi su un altro dettaglio quando si parla di pubblicazione dei servizi. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, le regole proxy di WatchGuard sono il fulcro della tecnologia WatchGuard. Sono quelle particolari regole che è disponibile abilitare per questi protocolli, che ci permettono di definire e associare un particolare template, un particolare modello di sicurezza, policy per policy, che può essere riusato policy per policy e che è specifico per quel tipo di servizio che andiamo a proteggere. Attraverso la regola proxy è possibile poi agganciare all'interno di quel protocollo che sto gestendo tutti i motori di sicurezza di WatchGuard che sono a bordo del firewall XDR. Per questo motivo, quando voi, per esempio, create una regola HTTP proxy per pubblicare il vostro web server, HTTP, per esempio la regola mio
HTTP server, ma la regola è di tipo proxy, avete come sempre a disposizione il menu a tendina proxy action. Andrete nel campo di pubblicazione from e to, andrete sempre a gestire la pubblicazione come abbiamo appena visto. Io per esempio ho creato un oggetto di tipo SNAT che si chiama mio server HTTP e lo riusate. Quindi dal punto di vista della configurazione dell'SNAT e del NAT non cambia assolutamente nulla. Non ho tanti indirizzi IP pubblici tali da giustificare un one-to-one NAT, allora ricorro allo static NAT, cioè all'SNAT di Watcher, che mi permette di effettuare questa pubblicazione in questo modo. Ma se io scelgo di proteggere il firewall con una regola, il server e quindi la mia, il mio servizio, la mia applicazione con una regola proxy, io ho a disposizione tutta la potenza di una regola proxy, non solo per proteggere la connettività con IPS o quant'altro, la connettività al servizio, ma ho questa enorme opportunità di poter applicare un corrispettivo proxy template espressamente pensato per la protezione del server. Una volta, cioè diverso tempo fa, quando le connessioni da dei client a dei server oppure da dei client ai nostri server erano molto diverse da quelle di oggi, la differenza tra questi due template, cioè quello server e quello client, era molto più marcata di quanto non lo sia oggi. Per il semplice fatto che se io sto creando una regola proxy che protegge la navigazione dei miei client, tipicamente i miei client chiederanno verso il servizio esterno delle GET HTTP e riceveranno un sacco di traffico indietro, cioè dal server che entra dentro la mia rete. Se invece state, come in questo caso che abbiamo qui davanti, pubblicando un servizio web, le parti sono esattamente invertite. Cioè avrete dei client che non sono nella vostra rete, ma che tipicamente sono su il mondo, sono nel mondo, che effettueranno delle richieste di contenuti al vostro servizio server. Quindi nella vostra rete non avete il client, ma tipicamente avete il server che state pubblicando. Per questo motivo potete partire direttamente da un template server, duplicarlo, cliccando sul più, e andare a specificare le stesse identiche opzioni di manipolazione che avevate per la HTTP proxy client, andarle invece ad utilizzare per la protezione del server. È chiaro che in un modello di protezione di questo tipo, come quello che state utilizzando in questo momento, non ha molto senso andare a utilizzare opzioni come l'Enforce Safe Search, perché è tipicamente una opzione lato client, cioè è un'opzione che va a manipolare l'HTTP request. Ma in realtà vi potreste concentrare molto di più sull'HTTP response, ad esempio, o sul controllo degli header fields, cioè la possibilità di, o delle autorizzazioni, cioè la possibilità di poter gestire e manipolare quali contenuti dal vostro server in uscita, in questo caso dalla vostra organizzazione, possono effettivamente essere spediti al client. Non solo, siccome ad oggi bisogna sottolineare che le applicazioni web sono completamente diverse da quelle di una volta, è anche molto più frequente che il vostro web server non stia lì solo a consegnare dati che sono stati richiesti da un client, ma in realtà ne accetti altri dal client. Pensate all'upload di fotografie, oppure all'upload di file, o all'upload di meccanismi di disk sharing su via web. Sicuramente vi è capitato di avere a che fare con clienti, di supportare clienti che hanno, per esempio, Microsoft SharePoint, e usano Microsoft SharePoint per condividere i dischi, quindi per dare una visione via web di cartelle di rete. In quel caso il client non si sta comportando come il vostro client, il vostro browser quando si connette a Repubblica o Corriere o il Giornale o quant'altro, cioè voglio vedere questa pagina e puff, la pagina torna indietro. In realtà in questi casi di servizi via web che non sono web puro,
il client si troverà a spedire molti file sul vostro server. L'uso di una proxy in questo caso vi permette anche di andare a gestire cosa il client potrà fare verso il vostro server, il client quello che non controllate, quello che si trova su internet, e cosa può caricare o non caricare, o andarci a gestire, vedete che nel caso del template server non sono precompilati questi campi, perché la logica è non so che cosa fa, che servizio eroga il tuo server HTTP, se è HTTP web o se è HTTP disco online. Quindi sulla base della vostra applicazione, del vostro server, potete qui andare a inserire che, ok, possono essere richiesti contenuti tipo, non lo so, file, application, quant'altro, ed eventualmente applicarci il corrispettivo controllo. Quindi, in buona sostanza, stiamo dicendo, nel momento in cui state pubblicando e utilizzate delle regole proxy, come estremamente consigliato, andate a gestire a duplicare un template opportuno. Quindi se state creando una regola che protegge dei client, conviene andare a proteggere, a utilizzare il template di tipo client. Se invece state andando a proteggere il vostro server da connessioni esterne, allora partite dal template di tipo HTTP server, in generale di tipo server. Per esempio, un altro caso molto frequente di pubblicazione è la pubblicazione del proprio mail server attraverso una regola proxy, fatte salve le impostazioni che abbiamo definito fino adesso. Per esempio, mio server di posta, e supponiamo che sia sempre pubblicato con lo stesso indirizzo IP, ma ha un indirizzo IP diverso. Posso andare, quindi fatta salvo il meccanismo delle snap, posso andare a gestire il meccanismo di protezione, in questo caso scegliendo partendo dalla scelta di un opportuno template. In questo caso cosa sto proteggendo? Sto dicendo che permetto dal mondo, da internet, la connettività Simple Mail Transfer Protocol di posta verso il mio mail server interno. Quindi sto andando a controllare e ispezionare il traffico SMTP incoming al mio server, e quindi va benissimo partire dal controllo incoming. Nel caso in cui, e vi esorto a farlo, create una regola di tipo proxy SMTP che andrà a gestire la connettività dal vostro web server, dal vostro mail server, verso il resto del mondo dei mail server, cioè andrete a creare una opzione di questo tipo, cioè andate a dire, ok, permetti il traffico SMTP che è generato dal mio mail server, per esempio 10.10.10.106, ma esce verso any external, come viene gestito in questo caso il NAT? Andate sempre dentro la tab avanzato, tipicamente se non avete il one-to-one NAT, in questo caso viene utilizzato la dynamic rule. Quando nel particolare caso delle connessioni di posta, fate molta attenzione a questo uso del Dynamic NAT. Se avete un solo indirizzo IP pubblico che è stato assegnato al firewall XDM, non si pone alcun problema, perché nel momento in cui il mail server vostro interno, grazie a questa regola, esce verso gli altri mail server, verrà nattato non col one-to-one, perché magari non ce l'avete, ma con la regola Dynamic NAT, quindi verrà nattato con l'unico indirizzo IP pubblico che avete a disposizione, configurato sulla scheda di rete esterna del firewall. Se invece non siete in questa situazione, cioè siete nella situazione in cui avete 3-4 indirizzi IP e non avete fatto one-to-one NAT, oppure lo avete fatto su un indirizzo IP
pubblico che non è quello del firewall, cioè ve ne siete scelti un altro di indirizzo IP pubblico, state sempre attenti a selezionare l'impostazione di source IP, cioè andare a dire che, guarda, se ho il one-to-one NAT non è un problema, perché tanto il one-to-one NAT prende sempre la precedenza su tutto, sia in ingresso che in uscita. Se invece io il one-to-one NAT non l'ho configurato, ma uso la configurazione di pubblicazione basata solo ed esclusivamente su SNAT, devo stare attento a indicare in uscita dal server quei server che necessitano di iniziare delle comunicazioni dall'interno all'esterno, come la posta, andare a dire, guarda, quando il tuo mail inizia a spedire posta verso l'esterno, ricordati che questo mail server non è pubblicato con l'indirizzo IP del firewall, ma è pubblicato con l'indirizzo IP pubblico 213.222.227.131, quello che è. Questo causerà, cioè farà in modo, che il mail server si presenta all'esterno con l'indirizzo IP pubblico che gli avete assegnato e che non è quello del firewall. Se non state attenti a questa modalità, il risultato è che voi pubblicate in internet il vostro mail server con un indirizzo IP. I mail server esterni contattano quell'indirizzo IP e grazie a una regola di SNAT finiscono sul vostro mail server interno. Ma quando invece spedite la posta, quindi è il vostro mail server interno che contatta il resto del mondo, il traffico uscendo uscirà con l'indirizzo IP pubblico del firewall. E questa cosa non piace alle blacklist, anti-spam, blacklist, cioè tutti quei sistemi che vanno a controllare la coerenza tra mail in ingresso e mail in uscita sul vostro mail server, perché si vedono arrivare la posta dal vostro dominio, dall'IP del firewall, e non dall'IP col quale avete pubblicato realmente il vostro mail server. Ripeto, epilogando, per fare chiarezza, se utilizzate il one-to-one NAT, questa impostazione non serve, perché chiaramente con la regola one-to-one NAT, che vale in modo bidirezionale, a un indirizzo IP pubblico corrisponde un privato, ma anche quando il privato comincia la sessione corrisponderà a quel pubblico. Se invece vi trovate nel meccanismo d'uso del SNAT solo, quindi non avete una one-to-one NAT, l'SNAT vi serve a far entrare una connettività da un mondo esterno verso uno specifico host interno. Ricordatevi però che in qualche caso, per esempio quello di posta, è importante andare a verificare che quando il server interno pubblicato inizia lui la sessione verso l'esterno, effettivamente venga utilizzato l'indirizzo IP pubblico corrispettivo che avete impostato per quel servizio. Ancora una volta, se avete un solo indirizzo IP pubblico in tutta la vostra organizzazione, non si pone nessuno di questi problemi, perché tanto sarà anche l'unico servizio col quale entrerete dall'esterno, ma anche l'unico indirizzo IP pubblico col quale uscirete dall'interno. Quindi nel caso di un indirizzo IP pubblico o nel caso di il one-to-one NAT, non vi dovete preoccupare di questa, di questo tecnicismo, di questo dettaglio tecnico. Nel caso in cui avete altri indirizzi IP pubblici e avete pubblicato dei server su indirizzi IP pubblici diversi da quelli dell'IP del firewall, dovete semplicemente fare un doppio controllo e andare a verificare che le policy siano coerenti sia per il traffico d'ingresso che nel traffico di uscita. State attenti poi, infine, ad utilizzare, a partire dal corretto template proxy, quando utilizzate le proxy, per proteggere le vostre connessioni in ingresso e le vostre connessioni in uscita. Se andiamo ad aprire infine, per esempio, la proxy di tipo FTP, anche in questo caso vedete che ci sono sempre due template, client server. Quindi potete utilizzare il template, potete partire dal template di tipo incoming o dal template di tipo client o server o outgoing sulla base del tipo di verso e di connessione che state proteggendo. E il messaggio è: utilizzate la potenza delle proxy anche in combinazione all'SNAT o al one-to-one NAT per pubblicare i vostri servizi, perché il risultato sarà una
maggiore protezione dei vostri servizi proprio grazie all'uso dei template specializzati per client e per server. Come sempre vi esorto a inviarmi eventuali domande a italy@watchguard.com oppure direttamente a me qualora volete contattarmi direttamente, anche se in linea generale preferisco che inviate dubbi, perplessità e certezze ad Italy, perché così vi possiamo leggere anche più rapidamente. Io potrei magari essere impegnato in questi eventi. E se volete rivedere il webinar, questo verrà pubblicato, tempo di codifica permettendo, quindi tra qualche ora, pubblicato direttamente su watchguarditalia.com/techbranchhe. Come sempre vi dico, vorrei rispondere sempre alle vostre domande online, ma diciamo toglieremmo del tempo alla classica e canonica ora che dedichiamo al TechBranch. Senza problemi, domandate tutto quello che volete a queste referenze e vi risponderemo sempre. Grazie per la partecipazione e mi raccomando, segnatevi a calendario l'appuntamento, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie ancora e un saluto.